Elisa, Elisa Amoruso, Elisa Amoruso è una regista ed una scrittrice. E io mi scuso con Elisa Amoruso se sinora nulla sapevo di lei, ma io sono vecchio, Elisa Amoruso, ho più di 80 anni, ho più di 80 anni, ma vengo a sapere della tua esistenza ora, perché sul web ho visto e letto che tu sei una scrittrice che recentemente, poco tempo fa, hai scritto un libro di formazione femminile, di formazione femminile, c'è cioè un libro in cui si parla di quando le girls arrivano all'età della pubertà, cioè hai descritto ciò in questo romanzo di formazione femminile, hai descritto tutti i turbamenti delle girls, di quelle che Marcel Proust chiamava le fanciulle in fiore, all'ombra delle fanciulle in fiore. Però c'è un fatto, cara scrittrice, Elisa Amoruso, che non mi risulta però che tu, prima di scrivere questo tuo romanzo, non mi risulta che tu abbia letto questa mia opera storico-mitologica, e in cui si descrive com'era il matriarcato e com'è il patriarcato, perché l'umanità è passata dal matriarcato al patriarcato, e la formazione delle girls avveniva in una maniera in matriarcato e in un'altra maniera in patriarcato. Se tu non hai letto questa opera storico-mitologica, nel tuo romanzo di formazione femminile circa le girls nella fase della pubertà, non puoi aver detto nessuna cosa utile, capito, Elisa Amoruso? Mi raccomando, e ricordati, che poter scrivere qualche cosa sulle girls in fiore, sulle girls nella fase della pubertà, prima si deve leggere quest'opera, hai capito, Elisa Amoruso? Mi raccomando, e ormai la frittata è stata fatta, Elisa Amoruso, e cerca di rimediare in maniera che tu, quando scriverai il tuo prossimo romanzo, avrai già letto questa mia opera storico-mitologica, per cui Elisa Amoruso, vai subito nella libreria sotto casa e procurati subito una copia di questa opera storico-mitologica, così potrai davvero scrivere su ciò che avviene alle fanciulle in fiore nella società attuale, che è patriarcale, invece prima del patriarcato c'era il matriarcato, ma tu queste cose non puoi saperle, Elisa Amoruso, perché di certo tu ancora non l'hai letto a questa mia opera storico-mitologica. Va bene, cara Elisa Amoruso, a te, Elisa Amoruso, e a tutti voi, cari amici, tanti cari saluti da, ma da, 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 da.